Patrì, questo succede. Che dici? Che stiamo a caricare 5 metri cubi di materiale musicale fra impianto, batteria, andare verso Mogiljov? No, cioè prima all'ospedale dei bambini malati dalle radiazioni di Chernobyl e poi direzione Mogiljov. E stiamo smadonnando. L'ospedale pediatrico, il problema di Chernobyl persiste da anni in queste zone e continuerà per molti anni, quindi rendo consapevoli le persone che poi vedranno questa intervista che i bambini di Chernobyl ci saranno ancora per molti anni. A noi oggi nel nostro piccolo contribuiremo con la musica a renderli un po' felici e spensierati. Buongiorno, buongiorno ragazzi, siamo già operativi dalle 6. Dalle 6? Dalle 6 siamo operativi. Eccoci, pronti. Chi ha deciso di trasferirsi in Bielorussia? Chi si è deciso ormai, ho già comprato casa. Questa di Z-Pop molto bella perché abbiamo portato allegria in internati, in ospedali, in posti dove i bambini hanno bisogno di essere allegri.